io cado dalle nuvole. Che cosa? Cazzo, lo so io! Guarda su Wikipedia, guarda! Bonchia! Appassionati del gioco più bello di tutti, benvenuti. Le tribune sono gremite. D'altra parte, il clima è piacevole oggi e invita i tifosi ad accorrere allo stadio. Non c'è una sola nube in cielo e l'umore del pubblico rispecchia il bel clima sereno. Tutti si stanno godendo quella che si preannuncia come una grande serata di festa e di sport. Non vediamo l'ora che arrivi il fischio d'inizio. Attese e rispettate, l'Emirates è un enorme lenzuolo bianco e rosso per accogliere i suoi beniamini. Due club di prestigio, uno di fronte all'altro. Quando un amichevole diventa spettacolo. In un certo senso è quasi un peccato che sia soltanto un amichevole. Vorresti sempre assistere a partite di questo genere. In una stagione non si ha la fortuna di vederne tante. Resta comunque un'ottima occasione per gli allenatori di provare nuovi schemi contro avversari di alto livello. E il portiere dice di no. Che grande parata. Il portiere è rimasto concentrato. È stato molto bravo. Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere con questo corner. Koscielny si fa trovare al posto giusto e allontana. Parejo. Coquelin. Vas. Cerca il tiro. La Cassette prova la giocata nello spazio. Passaggio in avanti nello spazio. Era un tentativo apprezzabile, non ha trovato l'uomo però. Ha cercato di sfondare per vie centrali, ma non ha avuto fortuna. Gamero. Monreal, scodella in avanti. Kolasniak. Bella serie di passaggi. Possibilità per Mesut Özil. Xhaka. La sfera oltrepassa la linea, sarà rimessa. Granit Xhaka, di forza. Kolasniak. Passaggio smarcante, ora deve segnare. Monreal. Ottima discesa sulla destra. Se ne va. Palla al centro. Koscielny sbroglia la situazione. Ci mette una pezza. Può tentare la conclusione. E c'è il gol del Valencia. Prima rete per il Valencia. Un fantastico tiro al volo per un grande gol. Una conclusione da urlo. Vede la palla, cerca d'istinto la volée e calcia con grande convinzione. Un gol davvero da brividi. Il Valencia si porta in vantaggio 1-0. Ora avranno sicuramente meno pressione addosso, ma devono continuare a lottare. Gamero. Intervento al limite, ma mi è sembrato regolare. Monreal recupera un pallone importante.
allarga il gioco. Hanno evitato il peggio anche se erano in inferiorità rispetto agli avversari. Bravi. Chaka. Ottimo dribbling. Hanno ottenuto un fallo laterale. Cross verso il centro e va a colpire di testa. Bella l'azione, anche se non è andata certo a buon fine. Il Valencia deve dimostrare maggiore attenzione. Da quella posizione possono nascere azioni molto pericolose. Torreira. Maitland-Niles sul pallone. Prova il filtrante. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Rodrigo fa avanzare l'azione sulla fascia. Gonzalo Guedes scatta verso il pallone. Koscielny spazza via senza pensarci due volte. Prova il tiro! Tentativo molto ambizioso, forse troppo, diciamoci la verità. Era difficile battere il portiere da quella distanza. Aubameyang. Ottima progressione, palla al piede. Filtra la palla in profondità. Carlos Soler ha spazio per affondare. Allontana il pericolo. Ora Vaz. Ecco il traversone. La difesa fa il suo, allontana la palla. Lancio lungo del portiere. Parejo prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. L'arbitro lo richiama in modo deciso. Ancora una scorrettezza e gli mostrerà il cartellino. L'arbitro l'ha guardato e gli ha fatto capire che al prossimo fallo non sarà perdonato. E penso che anche l'allenatore dovrebbe parlargli, cercare di farlo ragionare, perché rischia di beccarsi un cartellino se continua a comportarsi così. Vas raccoglie un passaggio dalle retrovie. Primo tempo che si conclude dunque qui. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Sono certo che saranno contenti della prestazione del primo tempo e del punteggio. Ora cercheranno di mantenere alto il ritmo per non dare agli avversari la possibilità di recuperare. 1-0 fino a questo momento, partita che rimane sostanzialmente equilibrata. E iniziano i secondi 45 minuti. Subisce fallo, guadagna calcio di punizione. La mette sulla sinistra. Gamero. Rodrigo. Sulla fascia, in profondità. Sulla fascia, è libero. Si libera alla grande. Numero. Ancora un ottimo intervento difensivo. Può metterla in mezzo. Cerca il cross in mezzo. C'è il tiro al volo. Ha mancato il bersaglio. Ha fatto bene a provarci qui. Lui da quella posizione sa essere molto pericoloso. Koscielny prova a verticalizzare. Aubameyang. Kolasinac. Granit Xhaka. Aubameyang. Ottimo il fraseggio. Non c'erano compagni a suggerire una soluzione diversa. Pericolo. Rodrigo. L'Arsenal ha portato tanti uomini nella propria area di rigore. Credo siano stanchi di subire questo continuo bombardamento aereo. Avere tanti uomini a saltare aiuta in queste situazioni. Eh sì, naturalmente. Cerca il passaggio profondo. Palla intercettata. Coquelin. Cercano l'azione veloce. Rodrigo appoggia il pallone largo con eleganza. Palla di nuovo verso il centro. Occasione da rete! Va in rete!
Ne hanno voluto un altro e adesso lo possono gestire con più calma. Da lì è senza difensori e impensierirlo sarebbe stato veramente più difficile sbagliare. Giocata davvero molto intelligente. Bel gol. Il Valencia può gestire un comodo vantaggio di due reti. Si trovano nella posizione ideale per chiudere l'incontro. Gli avversari concederanno qualcosa in difesa nel tentativo di recuperare. Gioca con un pallone lungo. Si alza la bandierina, fuori gioco. Beh, questa volta è stato colto in fuorigioco, ma è nelle sue caratteristiche provare questi inserimenti. La Cassette è un autentico animale d'area di rigore. Continuerà a provarci finché non ci riuscirà. Gioca una palla lunga. Passaggio sulla destra. Prova la giocata. Aubameyang! La sua conclusione manca lo specchio della porta. Si è mosso bene, ma quando sembrava fatta ha sbagliato. Monreal riconquista la palla. Kolasinac. Il Valencia ha tutto l'interesse a rallentare il ritmo del gioco e non scoprirsi troppo. La qualificazione sembra al sicuro. Cerca un compagno. Ramsey la mette dentro il rasoterra. Cerca lo spunto. C'è un'opportunità. È rimasto intrappolato nelle maglie della difesa e non è riuscito a mettersi in posizione per tirare in porta. Ed ecco l'ultima sostituzione a disposizione del mister. Mkhitaryan avrà il compito di creare occasioni in profondità con le sue doti di uomo assist. Rimessa in gioco dunque. Welbeck. Cross di Welbeck. Vuole la profondità. È libero di creare pericolo. Mkhitaryan. Cross. Prova a tirare. Un'ottima opportunità che poteva anche portare a gol. Ci è andato molto, molto vicino. Un'ottima conclusione. C'è la Cassette. La Cassette. Aubameyang. Gonzalo Guedes. Oggi è andato a segno. Pallone lungo in verticale. Palla Mkhitaryan. Mkhitaryan la gioca sulla destra. Cerca spazio. La Cassette scatta verso il pallone. C'è il colpo di testa! Ha sprecato per la verità una grande opportunità. L'importante è crearle le occasioni da gol. Se continuano così, possono tornare in partita. Kolasinac. Il mister sembra aver oliato i meccanismi difensivi alla perfezione. Opta per il lancio lungo. Prova Welbeck. Prova la giocata nello spazio. Ha la possibilità di andare verso la porta. Welbeck. Riceve in ottima posizione. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Gamero. Mkhitaryan. Così senza varchi non avevano alternative. Riceve il passaggio. Prova il filtrante. Può provare. E insaccano. Hanno trovato un gol pesante all'ultimo respiro. Questo è un errore quasi incomprensibile per giocatori di questo livello. Evidentemente manca loro la tranquillità. E ora è tutto di nuovo possibile.
davvero un gran finale. Gaia, pochi minuti o addirittura secondi e sarà finita. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Gonzalo Guedes scatta verso il pallone, è in posizione per il cross. Grande intervento, vale come un gol. E c'è il boato del pubblico, si chiude la sfida, triplice fischio dell'arbitro. Hanno portato a casa la vittoria con uno scarto minimo al termine di una gara senza esclusione di colpi. Che partita ti è sembrata, Luca? Quando sfrutti bene le fasce laterali, garantisci ampiezza all'azione offensiva, costringi la difesa avversaria ad adattarsi, ad allargarsi, e questo ti permette di essere più pericoloso anche all'interno dell'area di rigore. Where are you now?